I senza tetto sono tornati al porticato della Galleria Principe di Napoli. A 2 settimane dall'inizio dei lavori di restauro e messa in sicurezza dei portici, inaugurati alla presenza del primo cittadino Gaetano Manfredi, ad essere cambiata è solo la posizione dei senza fissa dimora. Bloccato dall'installazione delle impalcature, il tratto dove sorgeva la tendopoli, i clochard si sono spostati giusto di qualche metro, mettendosi davanti alla chiesa monumentale di Santa Maria di Costantinopoli. Qui lo scenario appare identico a quello di qualche giorno fa, con i giacigli improvvisati, sporcizia ed incuria, il tutto sotto lo sguardo rassegnato di commercianti, residenti e turisti. Infatti, pur tenendo conto delle difficili condizioni di vita dei clochard esposti a mille difficoltà, soprattutto in questi giorni di cattivo tempo, i cittadini si chiedono se un monumento ottocentesco che sorge proprio davanti ad una delle principali attrazioni turistiche del territorio, il MAN, possa essere trasformato in un dormitorio. Contrastanti le reazioni dei titolari delle attività della zona e dei cittadini. Allora, prima 10 anni fa qua stanno tutto bello, no? Però mano a mano sono arrivati di questi ragazzi, stanno sempre alloggi qua, no? Allora stanno un po' brutto. A me non è che mi fa piacere vedermi, ritrovarmi in questo stato in cui stanno, per cui è sporco, ci sono animali, topi, insomma. Però poi devo, pure dall'altro lato, questi poveri ragazzi, voglio dire, una volta li hanno sgomberati, o li mettono in una struttura attrezzata, oppure non ha senso, che dici, li prendono le coperte, gliele buttano, gliele incendiano, li spostano da un'altra parte e poi dove vanno a dormire? Si spostano da qua e se ne andranno, non lo so, in villa comunale. Pronta una galleria così importante di Napoli, vengono abbandonati con le tende, addirittura con le tende messe giù, sporchi, ci sono dei negozi, ci sono sotto, non possono fare niente questa gente. Deve andare avanti così comunque, a me dispiace veramente, però purtroppo ci dovrebbe essere qualcuno che potrebbe aggiustare questa situazione.